Quando sono fuggito io, l'Egitto era quello di una volta. Avevo il desiderio di realizzarmi, di essere qualcuno, di contare qualcosa e di dire: papà, sono questo per te. Davvero ho sofferto, davvero ho visto un mio cugino ucciso nella notte di Capodanno perché era cristiano davanti alla sua chiesa. Sparato in testa, ma invece questa era la guerra. Questa era la guerra, tra virgolette, religiosa. Sono fuggito di notte, sono andato ad Alessandria, lì sono stato sequestrato per 5 giorni. Eravamo in 180, in un barcone tra cristiani e musulmani, tra egiziani e siriani. Io attualmente sono diventato il rappresentante del Consiglio dei Garanti dell'Università Corec. Infatti ti stai laureando? In triennale in lingue e ora in lingue per la comunicazione interculturale e per le cooperazioni internazionali. All'età, a 11 anni soprattutto, ricordavo la primavera araba, la guerra civile in Egitto. Un ragazzo di 13 anni vedeva la guerra davanti ai suoi occhi, vedeva delle lotte continue. Ho visto a 11 anni in televisione gente massacrata, gente che si buttava dal ponte per scappare dai carri armati e dalle polizie che sparava. Ho visto davvero il degrado in quelle condizioni. E così, da un susseguirsi di eventi con il presidente dei Fratelli Musulmani, Morsi, e con tanti altri eventi, c'è stato una specie di persecuzione nei confronti dei cristiani, delle leggi che devono essere imposte su una certa popolazione minore del 20%, parliamo, perché noi cristiani copti siamo il 20% di una popolazione di 100 milioni circa. Davvero ho sofferto, davvero ho visto un mio cugino ucciso nella notte di Capodanno perché era cristiano davanti alla sua chiesa, con un colpo in testa, solo perché era cristiano e festeggiava davanti alla sua chiesa insieme ai suoi amici. Parliamo di cose che potrebbero essere allucinanti per una persona che non vive la guerra, ma invece questa era la guerra tra virgolette religiosa nei confronti di una piccola minoranza, ma da parte ovviamente dei Fratelli Musulmani, degli estremisti, non da parte dei musulmani. Sono fuggito di nascosto da solo, di notte, senza dire nulla a nessuno, sono a mio fratello, così potevo avvisare i miei genitori che ero vivo. Quindi così io sono fuggito di notte, sono partito dal Cairo, sono andato ad Alessandria e lì sono stato sequestrato per 5 giorni. Per fortuna io ce l'ho fatta in poco tempo a raggiungere il mare. Dopo questi 5 giorni ho fatto una settimana di viaggio che io definisco tra la vita e la morte. È stato un viaggio che non mi aspettavo in quel barcone, non mi aspettavo 180 persone, non mi aspettavo persone con quel destino. Eravamo 180 in quel barcone, tra siriani e egiziani, musulmani e cristiani. E abbiamo vissuto questi 7 giorni tra la vita e la morte, in cui non facevamo altro che mangiare riso cotto con l'acqua salata del mare e acqua mischiata con benzina al tappo della bottiglia. Gli scafisti contattavano i miei genitori, li minacciavano di uccidermi se non avessero pagato una somma di 4.000 euro. Considerando che mio padre guadagna intorno ai 150 euro al mese, e così i miei genitori hanno pagato, e che in 7 giorni ho visto davvero l'inferno. Ti fa capire che quel mare non finisce più. Non vedevo un punto di arrivo, vedevo soltanto una distesa d'acqua che non aveva una fine. Non c'era nessuno che mi aspettava in Italia, quindi era un viaggio alla cieca. Era un viaggio un po' all'incosciente. Patrick Zacchi mi fa onore. Mi sento di essere simile a lui. Entrambi abbiamo studiato in Italia e volevamo essere qualcosa in Italia. E lui ha combattuto contro un governo attuale, io ho combattuto contro un governo passato, ma lo scopo non era andare contro qualcuno. Non voglio rischiare come ha rischiato lui, cioè come è successo a lui. Quindi spero che anche il mio Egitto stesso capisca le mie esigenze, capisca perché io sono qui e cosa ho fatto, e che prenda questo mio esempio come un esempio per rimediare a qualche errore che è successo in passato. Che mi sento un cittadino italiano a tutti gli effetti, però purtroppo non sono ricco abbastanza per dire mi pago la cittadinanza e me la prendo, non sono nessuno. Sono un ragazzo che si sta prendendo 2 lauree, come un qualsiasi cittadino italiano, mi sono integrato e ho fatto talmente tanto, però ancora sono sempre uno straniero, sono sempre un immigrato diverso dagli altri. Tanti altri immigrati che purtroppo non venivano compresi e venivano trattati come diversi in tutti gli effetti, è come i soliti immigrati che vengono in Italia e rubano il lavoro, stuprano le donne, rubano le case e così via. Invece io voglio dimostrare che questo non è. Io sono un semplice ragazzo che arrivo da 14 anni, è diventato un uomo grazie agli insegnamenti dei genitori, di una famiglia fidataria italiana che ha voluto dimostrare del bene a questo figlio. Mi hanno preso in affidamento fino a 18 anni. Per lo Stato italiano sono un ragazzo autonomo, a tratti orfano, semplicemente un ospite. Solo che giustamente loro mi amano come un figlio, anche per me loro sono come i miei genitori, sono come la mia seconda famiglia praticamente, al pari dei miei genitori biologici. Io attualmente sono diventato il rappresentante del Consiglio dei Garanti dell'Università Corec. Infatti ti stai laureando?
in triennale in lingue e ora in lingue per la comunicazione interculturale e per le cooperazioni internazionali. Vorrei essere l'ambasciatore del mio paese, l'ambasciatore egiziano in Italia, di lavorare al Parlamento europeo, di combattere per l'immigrazione e per i più deboli, perché il mio sogno è quello di essere altruista finché riesco, ma fare anche qualcosa del bene a me stesso e a tutta la comunità, di tutte le persone che comunque vivono male, tra virgolette, altrove.